Bene, buonasera cari amici, fratelli e sorelle in Cristo. Ci rivediamo finalmente qua. Io, Emanuele Lobue, e Angela Ciconte, nel nostro tempo, alla luce della Gospa. E per cui subito partiamo affidando a Maria Santissima e allo Spirito Santo che possa scendere con potenza su di noi per poterci illuminare di quanto stiamo andando a dirvi e per tutti quanti voi, che veramente gli occhi del cuore possano essere aperti e avere anche una piccola parola di conforto, di aiuto, di incoraggiamento in questo momento in cui stiamo vivendo. Per cui nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito. Vieni per Maria. Bene, allora innanzitutto adesso piano piano gli amici che si stanno iniziando a mettere in diretta, in linea con noi, li saluteremo tra un attimo. Voglio ringraziare proprio tutti quanti, 220.000, le 219.535 persone che hanno messo quella X su questo fantastico simbolo, il popolo della famiglia. Abbiamo avuto, come sapete, ormai pian piano si sta finendo, si è delineato completamente, per cui siamo intorno allo 0,7% a livello nazionale, sono 220.000 persone che hanno scelto liberamente, constatando che circa il 90% della popolazione italiana, del territorio, non ci conosce. Questo risultato per noi è ottimo. Abbiamo già sentito il nostro presidente Mario Adinolfi nella sua esposizione dopo il voto, abbiamo sentito il nostro generale, il nostro segretario nazionale Gianfranco Amato, di darci per l'appunto la linea che è quello che sta prendendo piede è la strutturazione adesso del movimento. Adesso le prossimi passi che sono da fare, sappiamo benissimo, come ci ha detto Mario l'altro giorno, ci sono le imminenti regionali sul Molise, sulla Lombardia, su probabilmente anche in Abruzzo, e subito immediatamente ci sono le amministrative. Per cui noi, siccome abbiamo iniziato nel 11 marzo del 2016 nell'Assemblea Costituente, siamo scesi in battaglia, da quei 300 siamo passati adesso a 200.000. E siccome la campagna elettorale non è mai finita, dall'11 marzo del 2016 siamo perennemente in campagna elettorale. Cosa significa? Significa che dobbiamo far conoscere a tutti quanti, a tutto il popolo italiano, il programma e il popolo della famiglia come movimento politico che si sta muovendo nel panorama, nel palinsesto politico italiano. E questo è un grande lavoro da fare, dobbiamo metterci le nostre forze, le nostre energie, ognuno con le proprie capacità e con i propri talenti, sicuramente si strutturerà in maniera da poter crescere di passo in passo, e man mano che si cresce si struttura e prende forma di un movimento politico che ha preso corpo, che è nato, che è stato, adesso c'è il seme, sta germogliando, appena appena dobbiamo coltivarlo, amarlo piano piano fino a farlo crescere e far diventare quel soggetto politico che potrà cambiare la posizione di bilanciamento nel nostro panorama, nel palinsesto politico. Prima di continuare, e poi andiamo a salutare subito gli amici, visto che siamo nel tempo della Gospa, ce l'abbiamo sopra di noi e sotto i suoi piedi al popolo della famiglia, proprio il logo, per cui ringraziamo la mamma perché ci dà questo coraggio, ringraziamo la forza della preghiera che ci permette di vedere anche in una sconfitta una vittoria, perché di vittoria si tratta, di vittoria si tratta. Come ha detto, l'11 marzo si è partiti, anzi prima dell'11 marzo 2016 sono partiti in tre: Mario Adinolfi, Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo. Alla prima assemblea costituente, che si è costituito il popolo della famiglia, eravamo in 300, nella quale io e Angelo abbiamo avuto il grande onore e l'onere di esserci e di mettersi a disposizione del movimento. E oggi, al 4 di marzo, abbiamo visto raggiungere 220.000 persone. Per cui io credo che il risultato è ottimo. Sì.
Io vorrei aggiungere una cosa prima Sì, ancora del sì. messaggio. Cari amici, prima di tutto vi saluto tutti. Poi vorrei ricordare il motivo per cui è nato il popolo della famiglia. Su cosa siamo basati? Sul compendio della dottrina sociale della Chiesa. Facciamo un saluto solo un attimo agli amici o... Aspetta Ok, un attimo, finisco scusami, di scusami. parlare. Ok. Se il nostro programma è basato sul compendio della dottrina sociale della Chiesa e noi siamo stati quell'unica voce fuori dal coro di tutti questi partiti che hanno messo al centro un programma basato sui principi non negoziabili. Poi abbiamo visto come nello scenario politico tutti i partiti hanno scimmiottato quello che di fatto ha fatto nascere il popolo della famiglia. Ma non solo hanno scignottato facendo finta di fare politiche familiari, perché signori, adesso siamo alla prova del 9, vedremo quante menzogne hanno detto. Soprattutto con la tragedia in mano del Movimento 5 Stelle che ha avuto questo, tra virgolette, successo, ma servirà al resto d'Italia, al Meridione, che non ha avuto l'esperienza tragica diretta come Torino e Roma di vivere sulla propria pelle la tragedia del movimento. Adesso l'esperienza la farà il Meridione e solo dopo, finalmente, il popolo della famiglia riuscirà a entrare e a esplodere per quella che era la base iniziale. Ma voglio partire da una frase scritta, detta da Don Giussani ai responsabili delle famiglie nell'aprile 1993. Cosa ha detto? Non si può dire amo i miei figli permettendo alla società di farne man bassa. Non si può dire amo la mia famiglia, ci tengo alla mia famiglia, permettendo al costume sociale di distruggerla. Occorre coraggio di difendere questi riferimenti in pubblico, associandosi, perché senza l'associarsi la debolezza del singolo o dei particolari è travolta da qualsiasi forma di potere. Ecco, il popolo della famiglia, pur essendo un movimento politico, di fatto è un'associazione, una comunione, un'unità di persone che ha voluto dire no, ha voluto urlare, ha voluto ergersi in piedi, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II, per dire no alla distruzione della famiglia, no alla distruzione della vita. È stato un po' un dispiacere che in particolare i cattolici non abbiano compreso questa grande, importante opportunità che l'Italia ha avuto, perché 220.000 firme è un successone, considerando Sì, che voti. voti, scusatemi, 220.000 voti è un successone, considerando che i mass media ci hanno completamente oscurati. Considerando che solo il 10% è stato raggiunto delle persone italiane a far conoscere l'esistenza di questo movimento, e di questo 10%, perché siamo stati oscurati e combattuti sistematicamente dai media, dal fuoco amico e dal fuoco nemico, ma malgrado questo, imperterriti, con la forza che solo Dio ci ha dato, e la sua luce veramente, siamo andati avanti e sul 10% di persone che ci hanno conosciuto, lo 0,6, quindi il 6% ci ha votati. Ora che dire, è un successo su cui crescere e da cui far capire al resto d'Italia, che è stato confuso da questa illusione, da questa veramente ipnosi che ha fatto il Movimento 5 Stelle, che ci condurrà veramente alla tragedia sociale. Oggi ho visto un video dove a Trinitapoli un esponente, un dirigente del Movimento 5 Stelle esultava del fatto che non era passato il popolo della famiglia, così il porno è stato salvato. Signori, il popolo della famiglia ci teneva a salvare la purezza dei nostri figli dal gender, a salvare la famiglia, a fare una politica di difesa della vita, e i Movimenti 5 Stelle esultano perché hanno salvato il porno. Oppure, come ho visto un video oggi di Beppe Grillo che auspica all'Italia lo stipendio non lavorando, lo stipendio a tutti gli italiani senza lavorare. Allora possiamo ben capire, cari amici, che è follia pura. Cosa significa lo stipendio a tutti gli italiani? C'è un video in rete, andatelo, cercatelo. Invece di dire o anche solo quello che vogliono dare a tutti i disoccupati, il reddito di cittadinanza, che ipocritamente dicono dando tre opportunità, eccetera, formazione e quant'altro, chi poi daremo la possibilità di lavorare, chi non lavora allora non prenderà il reddito di cittadinanza. Primo,
con quali soldi daranno questo reddito di cittadinanza. Secondo, quali lavori daranno, visto che le industrie e le ditte sono tutte distrutte. Invece di dare dei soldi, no dare, che non daranno, di inventarsi la favola di dare soldi senza lavorare o lavoro senza essercene, perché non dare invece soldi e fondi alle ditte, alle industrie per ripartire? In Italia non ci sono più industrie, non ci sono più ditte, perché quelle poche grandi sono andate all'estero, quelle piccole a conduzione familiare sono fallite. Ecco, da questo grande inganno ci sveglieremo presto tutti italiani, come ho scritto in un mio post. Ora eravamo in ginocchio, ora siamo distesi per terra, tramortiti. Ci risolleveremo alle prossime elezioni col popolo della famiglia, e se non lo faremo è perché saremo morti. Vai. Bene, allora io volevo adesso salutare un po' di amici che si sono collegati con noi, per cui lo spirito di Rua sta guardando. Beh, questo come primo è una grande, è un grande incoraggiamento e una grande responsabilità. Se c'è lo spirito Rua che ci sta guardando, veramente ragazzi, siamo messi bene. Rossana Grossi, Aurelio Gallo, Pietro Lo Iacono. Ben trovata Angela e marito, in fondo con sto mezzo non si è troppo lontani. Guarda, grazie Piero per questa assist, ma è un mese e mezzo che non stavo vicino a mia moglie, per cui l'ho recuperata adesso alla fine della campagna elettorale in Calabria. La mia è stata in giro per l'Italia con l'avvocato Gianfranco Amato e poi sul mio collegio, per cui di Mirafiori 1 e Mirafiori 2, dove ho raccolto 1996 preferenze. E noi in Calabria, dopo solo un mese di nascita, vedo mio cugino Paolo Ciconte, che saluto, in Calabria. Io sono entusiasta dell'esperienza fatta in Calabria, perché in un solo mese di nascita, tra l'altro abbiamo raccolto le firme durante l'agonia di mia mamma, è anche nata al cielo in quel momento, quindi questa grande fatica, ma ho avuto veramente una squadra fantastica di candidati che veramente non finirò mai di ringraziare per la capacità, l'intelligenza e tutto quanto. È una regione intera veramente di persone pulite, provate da tutta la tragedia della regione, per come la politica stessa li ha trattati, ma anche i politici stessi locali, non facciamo una colpa solo al nord, anche solo i parlamentari regionali del meridione hanno le loro colpe, quindi è proprio da rifare tutta questa politica. Ma io voglio ringraziare i calabresi che in un solo mese hanno capito l'importanza del nostro movimento, hanno dato 6.000 voti di fiducia al nostro movimento. Abbiamo avuto dei paesi come Bazzano che hanno raggiunto il 10-12% di persone che ci hanno votato, addirittura in provincia di Reggio siamo stati i secondi subito dopo il Movimento 5 Stelle, questo in un mese dove in pochissimi ci hanno conosciuto, ma tutti quelli che ci hanno conosciuto ci hanno votati. Quindi questo è una grande speranza per il futuro. Ecco, questo Forza Calabria vuole dare anche un segno di una situazione che abbiamo letto in questa maniera, dove sul territorio si lavora capillarmente, con forza, con determinazione nel territorio, i voti si prendono, cioè le preferenze vengono, il popolo, la famiglia attira, il programma è genuino, certo. Gli occhi di chi presenta quel programma sono puliti, la gente lo vede, certo. Traspare questa situazione. E voglio ringraziare la Giovanna Arminio anche. Su Reggio, Giovanna aveva più fronti, per cui si è dovuta dividere tra Bolzano, Noto e Reggio, e tutta l'Italia si è mossa, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, come diciamo sempre, che alla fine siamo servi inutili. Salutiamo Paolo Ciconte, che è il cugino dell'Angela, Debora Torchia, ciao Debora, ci vedremo presto, a Giovanni Barbaro buona serata, Irene Staiano, Paolo Ferrante, sono felice per voi che ha avuto il popolo e la famiglia. Per i voti. Luisella, salutiamo a Luisella Ferrero, ciao Angela, ciao Emanuele, ciao Debora, Antonio e Francesco Pirri, Paolina Pop. Antonio Ciconte è mio cugino, sera ci sono i miei cugini, è andato via, aspetta un attimo cosa ho fatto. Ecco. Ok. Allora, ancora abbiamo Francesca Pirri, voglio salutare Paolina Pop, buona serata, Paolo Ferrante, io ho votato il popolo e la famiglia. La famiglia è sacra, bisogna proteggerla dal male. Beh. Grazie, viva il popolo, la famiglia. Aurelia Gallo dice, Adriano Di Donato che sta guardando, Filippo Italiano, Aurelio Gallo, vergognosi 5 Stelle. E vediamo adesso cosa Mattarella si riuscirà a inventare, perché siamo veramente in un momento nel torbido, veramente. Qua bisogna tanta preghiera che illumini anche
il Presidente della Repubblica, Paolo Ferrante, anche se è difficile. Buona serata a tutti. Rino Ronconi, Grillo Blasfemo, forse solo quella. Luca Moninaro, Rosangela, Ciancio, auguri e speriamo di crescere, viva il Polo della Famiglia. Sicuramente la piantina, il movimento crescerà, bisogna solo crederci, rimanere equa, impararci dagli attacchi, stare intorno al nostro presidente come abbiamo fatto oggi. Certo. No, noi dobbiamo muoverci proprio a testuggine, come dice. Sì, vedo Carmela Cutolo che scrive: grazie a tutti per aver per l'impegno, per quanto mi riguarda rivoterei PD e 6 altre 100 volte. Questa è l'altra bellezza di chi vota il Popolo della Famiglia. A parte che tutti, è stato un coro unico di persone che sono uscite dicendo: ho votato il simbolo e mi sono sentita felice. Certo, felice perché ci si sentite liberi. Ma poi il voto dato al Popolo della Famiglia è un voto radicato. Non è quel voto che una volta si vota a sinistra, una volta a destra, a secondo di quello che promettono o di quello che interessa o di quello che si vuole ottenere. No, il Popolo della Famiglia viene votato da chi lo voterà sempre e aiuterà a crescere, perché è un movimento basato sulla difesa dei principi non negoziabili, un qualcosa che va oltre tutto. Ok, poi c'è Stella Giurlanda, ciao Angelo, che all'ultimo saluto Francesco Aliberti che mi dice di smetterla di mischiare la fede alla politica, e io le dico: Francesco, inizia a mischiare la fede alla politica, ma con chiaro l'orizzonte che ti illumina il cammino in politica che devi fare, o il cammino nella vita che devi fare, con la luce della speranza, con la luce della ragione, con la luce della fede, con la luce di Gesù Cristo che è via, verità e vita. Noi in base a questa situazione abbiamo messo la politica, abbiamo messo la nostra famiglia, abbiamo messo la nostra vita, abbiamo messo tutto quello che avevamo, i 5 pani e i 2 pesci della nostra famiglia, per cui io ne rispondo della mia persona e ti posso garantire che rifarei questo passo di mischiare la fede con la politica, anche se ho perso tanti amici, ne ho guadagnati tanti altri, e è un combattimento veramente duro e violento, ma Gesù ci ha detto: ricordatevi che hanno perseguitato me, perseguiteranno voi. Noi siamo pronti a prendere il giogo del Signore, che è pesante per noi, ma è dolce e soave, e siamo pronti ad andare fino alla fine dei nostri giorni, fino che abbiamo fiato in gola, a urlare che la vita non si tocca, che i bimbi non si toccano. Sono innocenti, prendetevela con noi, parliamone, ma non andiamo a plagiare e a costruire un mondo che noi non abbiamo vissuto e che non lo consideriamo tale, non vogliamo viverlo. Vogliamo vivere quello che noi abbiamo vissuto nella nostra fanciullezza, nell'innocenza, di una vita normale. E non solo. La tragedia della politica mondiale e italiana è proprio quella di far viaggiare a compartimenti stagno la politica e la fede, che poi comunque chi ha fede vota una politica che va contro la propria fede. Invece, cari amici, non dobbiamo avere paura di unire fede e politica, perché le due cose non sono opposte ma complementari. Soltanto se si mette la fede nella politica, ma quella fede vera, non quella fede strumentalizzata che si usa per fare lo slogan, no, quella fede vissuta e chiara, quella fede che ti insegna tra il bene e il male, quella fede che ti fa capire che mai si potrà mettere una legge sull'eutanasia o sulla vita, perché la fede ti insegna che Dio ti dà la vita e Dio te la toglie. Mai una politica si potrebbe fare a distruzione. Ma che senso della ragione, no? Certo. Io chi sono io per decidere? Ma adesso che stavo rispondendo al Signore che diceva non di non mischiare fede politica. La fede ti insegna che la famiglia è quella naturale, intesa uomo e donna, come la Sacra Famiglia ci ha insegnato. La fede ci insegna che la purezza dei nostri figli va tutelata, perché altrimenti bisogna mettersi una pietra al collo e buttarsi in fondo al mare. Ecco, la politica fatta avendo ben in mente i principi della fede, non quella fede che ti dice non ho giurato sul Vangelo ma ho giurato sulla Costituzione, e che magari è anche quella famiglia apparentemente giusta, no? Come un Renzi, e ha distrutto tutto quello che la nostra fede insegna, ecco, allora io dico ben venga la fede nella politica, perché sarà quella a salvarci. Bene, allora Luca Moninaro dice viva la Calabria, viva la Sicilia, viva la Romagna, viva Roma, viva l'Italia, viva il Popolo della Famiglia. Pauline Pop subito sotto mi scrive viva il Popolo della Famiglia.
Filippo Italiano lo salutiamo, Gianluca Valpondi anche a lui salutiamo. Dino Sibono mi dice: carissimi, bisogna organizzare una rete capillare di persone per bene. Grazie a Padre Pietro vi ho votato e fatto votare da imprenditori di Dio. Vi sono vicino, andiamo avanti con fede. Grazie Dino Sibono, è veramente un incoraggiamento. Sulla Calabria siete partiti in quarta e sicuramente adesso con un buon aiuto da Angela aiutarvi a coordinare, a fare, a vedere, a creare vari circoli, perché ci si cresce. Sappiamo che adesso a maggio-giugno ci saranno le amministrative su tutta l'Italia, per cui guarderemo quali sono i paesi sulla Calabria per quanto riguarda Angela e su il resto dell'Italia con i vari amici. Tutti ci stiamo muovendo, per cui... A proposito di Don Pietro, ecco, anche qui una cosa strana e particolare. Ci sono sacerdoti che hanno indicato qual è la strada da seguire per votare, cioè difendendo la famiglia, la vita e quant'altro. Ci sono invece sacerdoti che hanno detto, stranamente, non si mischia fede politica, e magari hanno anche indirizzato a votare 5 Stelle e PD e quanto peggio c'è. Allora anche qui dobbiamo ringraziare quei sacerdoti che hanno portato avanti il loro ministero per quello che veramente ci insegna la nostra fede, e dobbiamo ringraziare quei 220.000 italiani che hanno capito cosa è giusto fare per il futuro dei nostri figli, e sono certa quei 220.000 italiani sono tutti italiani che mettono al centro la fede. Poi certo siamo aperti anche ai laici, speriamo che questi laici che pensano di salvare l'economia e la loro vita e quant'altro attraverso uomini traditori capiscano che mettendo al centro valori e principi non negoziabili, questa può essere la vera salvezza privata e sociale. Ecco, questo qua volevo ringraziare per l'appunto, come prima Dino Sibona, e quello che si sta facendo. Infatti, se andate a vedere il video di ieri sera dell'avvocato Gianfranco Amato sulla sua fanpage, parlava proprio di una rete capillare che si dovrà organizzare per poter far arrivare a conoscenza tutto il territorio, ma dico tutto, cioè paese per paese. È grande l'Italia, è lunga, ma sicuramente, Dino, questa è la strada che la dirigenza sta prendendo. Salutiamo Rosangela Colangelo, Gianluca, ciao Gianluca, Anna Maria Silvestri ci saluta, Cecilia Maria Biancarelli, ciao Angela Emanuele, ciao Carmela Cutulo, e noi con voi, grazie, noi abbiamo bisogno di essere tutti uniti. Aurelia Gallo, verissimo. Alda Bonetto sta guardando. Paolina, sarebbe bello se fosse in tutta Italia delle persone come voi. Paolina, ci sono, bisogna logicamente trovarle e poi parlarle del progetto. E credimi che, guarda, da quando abbiamo costruito, da quando si è iniziato questo cammino del popolo famiglia, per cui ormai oggi ne abbiamo 6, significa che fra 5 giorni, oggi ne abbiamo 7, per cui fra 4 giorni, 2 anni fa è nato il popolo famiglia. Ti posso garantire, cara Paolina, che tanti ci siamo incontrati, come sto parlando con te qua. Poi ci siamo incontrati a un'assemblea, ormai abbiamo fatto già 6 assemblee nazionali in 2 anni, ci siamo incontrati a Roma, e nell'ultima che si è fatta, che è stata quella del 24 di febbraio, quella del 24 di febbraio a Roma, e abbiamo avuto come primo regalo, proprio nel parlare dal palco, un sacerdote, Don Vitiello. Che cosa ci ha dato? Ci ha incoraggiato, ci ha detto di andare avanti, si dovrà fare quello che si dovrà fare, ma soprattutto ci ha rincuorato dicendo che probabilmente siamo quel sale che inizierà a di nuovo a portare sapore anche nella Chiesa stessa, per cui abbiamo una responsabilità non doppia, triplice, quadrupla, enorme, perché dobbiamo cercare di rinsaporire la politica italiana, per cui Parlamento e Senato, ed è un gran compito. Se poi c'è anche la possibilità che il Signore ci chiede una forma di evangelizzazione, abbiamo da aiutare il fratello di trovare un pizzico di luce di quella che noi abbiamo avuto questa grazia di trovare nel percorso della nostra vita. E poi abbiamo anche proprio quello di magari a muso con dei sacerdoti che non vogliono capire, ma che poi capiranno, perché quando tu le presenti che è l'unico movimento che ha messo nel programma, ma proprio nello statuto, nel DNA del popolo e la famiglia, i principi non negoziabili, al quanto si dicano che magari
non vogliono neanche più sentirli nominare perché si è stufi, ma davanti a una vita che deve essere abortita, una vita che può nascere, noi difenderemo una vita che deve nascere. Per cui questo è un passaggio. Ma non solo, ma anche un padre Lorenzo Montecalvo del Granellino o Monsignor D'Ercole, che hanno dato chiare indicazioni e che poi io so sono anche stati attaccati, ma attaccati perché hanno fatto il loro dovere di pastore, di ricordare cosa un cattolico deve veramente guardare, che non è quello del voto utile inteso aiutiamo una maggioranza che ci distruggerà meglio, ma è il voto utile, come dicevamo in campagna elettorale, alla nostra coscienza. Anche se fosse l'unico, noi dobbiamo avere la coscienza a posto di dire abbiamo votato chi difende i principi che nostro Signore di fatto ci ha insegnato. E quando una Suor Lucia di Fatima ci ha detto, tramite il Cardinal Caffarra, che anche lui era un grandissimo sostenitore della famiglia, ha detto il demonio sarà l'ultimo attacco che il demonio farà contro l'umanità sarà contro la famiglia, ecco, nel momento in cui ci sono laici, uomini e donne di buona volontà che vogliono difendere questa famiglia, e su quali basi? Sulle basi di un Dio anche che ci ha insegnato questo, o anche sulle basi laicali, come vogliono che deve essere, anche per non offendere chi non crede, bon, diciamo anche per chi non crede, va bene anche voi se tuteliamo la famiglia, perché anche se non credete state bene anche voi in una famiglia anziché in una società di soli e di distruttibili da un potere forte. O un padre Livio che ha spiegato tramite Radio Maria che cos'è il disastro Movimento 5 Stelle, ma che una metà di popolo italiano ha sperato, spera, ma presto prenderanno il muro contro il naso di questo, presumiamo, di questo reddito di cittadinanza, perché gli italiani hanno fame e hanno speranza che qualcuno gli dia quattro soldi, ma non di certo il Movimento 5 Stelle. Ecco, allora quando per l'ennesima volta il popolo italiano sarà tradito, ecco, forse si ricorderanno che forse chi difende i principi potrà, i principi non negoziabili, potrà veramente far qualcosa per l'Italia e per gli italiani. Allora voglio leggere Luca Molinaro. Ciao Luca, scrive: il voto del popolo alla famiglia è un voto di coscienza e di coraggio, perché oggi ci vogliono rubare anche la speranza, mettendoci con le spalle al muro e accettando tutto, ma noi ci siamo alzati per dire la verità, che prima di tutto c'è la famiglia e la vita. Perfettamente, Dio benedica Don Pietro e tutti voi, grazie Paolina, lo avremo presto qua tra noi. Cecilia Maria Biancarelle, laicisti, sì. Angela, perché laicisti siamo laici, anche scusate, tutti noi, laicisti. Grazie. Vi ringrazio per il vostro impegno, sono certo che il PDF crescerà sempre di più. Grande avvocato, amato e lucidissimo, ha spiegato tutto alla perfezione, sì. Vero? Basta andare a vedere quello e così capiamo qual la è la logistica di ieri sera, che mi sta prendendo. Sulla pagina dell'avvocato Gianfranco Amato c'è la diretta che ieri sera in cui ha spiegato tutto molto bene. Allora, Piero Lo Iacono, a conti fatti abbiamo un po' pagato lo sconto degli esordienti, nel mio comune Vibonese il PDF ha preso 1,74, mi rendo conto che si potrà fare molto di più, siamo al suo inizio, il cammino ci spaventa. 1,74 è un ottimo risultato. Ottimissimo, ma non solo. Se noi ricordiamo che la Lega al primo giro, diciamo, di giostra 1987, ha preso lo 0,48 e il Movimento 5 Stelle ci ha messo 5 anni ad entrare in Parlamento, bene, cari amici, con una visibilità del 10%, con una con un massacro mediatico e appunto, ripeto, fuoco amico e fuoco nemico, e con le mani nude aver raggiunto quasi lo 0,7% dopo un anno, quasi due anni, bene signori, veramente siamo stati fantastici, con bene. L'aiuto di Dio ovviamente. Allora Paolina Pop ci dice: ringraziamo il Signore per avervi incontrato, ringraziamo a Dio e facciamo rete. Ivan Manzato, buonasera sindaco, io non sono sindaco ma... magari è un auspicio. Anna Maria, sì, Angela Emanuele, vi stimo, ma c'è qualcosa ai vertici che non funziona e divide. Vi chiederei di non chiudervi, ma di restare aperti agli altri. Un abbraccio. Allora, Anna Maria, guarda, per quello che mi riguarda, io sto vedendo le trattative, il parlare di tante associazioni, movimenti, situazioni leggermente che cercano di frenare. Noi siamo aperti a tutti quanti. Siamo aperti a tutti quanti. Non possiamo essere aperti con chi ha tradito. Diciamo al Family Day, ma il Family Day per prendere la situazione, non mi interessa delle persone o cose, ma siccome sotto il palco c'erano dei politici
che hanno ascoltato il popolo che urlava, che non voleva la legge Cirinnà che passasse, che non voleva questo, quello che è passato, noi non possiamo sostenere quelle persone. Facciamo fatica a sostenere un centrodestra che è mischiato con tutte le situazioni, che va bene tutto, libertà di voto per quanto riguarda il divorzio breve, per quanto riguarda le DAT, per quanto riguarda nessuno di questo partito, nessuno di questo movimento politico ha in testa di abolire la 194 o di abolire la Cirinnà. Nessuno di questi movimenti ha questo come intento. Noi lo abbiamo. È difficile fare politica, ma abbiamo un vertice che una situazione difficile, è semplicemente una fase di formazione. E nella fase di formazione, se non si hanno le idee chiare e le spalle dritte, i piedi per terra, e noi preghiamo anche di avere lo sguardo verso l'alto, come diceva Pier Giorgio Frassati, non si va da nessuna parte. Il presidente Mario Dinolfi con l'avvocato Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo, e loro sono i tre garanti nostri, e poi c'è tutta la prima parte della dirigenza, poi tutta la seconda, tutta la regione, tutte le province. È veramente un territorio, amici miei, enorme. Per cui calcoliamo che stiamo lavorando con 5 pani e 2 pesci. Bisogna solo avere un po' di pazienza, e quella pazienza porterà la pazienza del contadino, come dice Gianfranco, rubiamogli le parole. Vito Di Lorenzo, lo salutiamo, Rosa Di Legna, una cara amica, okay. Però Angelo Grimaldi lo voglio salutare. Allora, io saluto ancora Anna Russo. In maggior parte hanno tolto la speranza a tutti, uno sparuto gruppo mantiene la lucidità. Noi, Anna Russo, preghiamo che ci mantenga la lucidità, perché vediamo anche tra di noi, ogni tanto qualcuno sbarella, ed vuol dire che non fa parte del popolo della famiglia. Il popolo della famiglia è un popolo che veramente è pronto a farsi scorticare. È difficile, ragazzi, ma chi sta lavorando da 2 anni lo sa di cosa parlo, e abbiamo bisogno delle preghiere del popolo. Certo. Angelo Grimaldi voglio salutarlo io, perché è un candidato della Calabria su Vibo, che ha lavorato non bene, ma stra bene, insieme ad Oriana Pallucci. Bene, bravo Angelo. Insieme ad Orazio Filippelli, Carmela Suraci, Maria Grazia Folino, Anna Giussi Guarascio e tutti i candidati in lista. Voglio leggere quello che... e vi ringrazio, perché effettivamente la Calabria è stata la dimostrazione che la collaborazione, l'organizzazione e il muoverci insieme, uniti, compatti, in armonia, in gioia, perché abbiamo avuto tutti una grande esplosione di gioia, eravamo tutti felici di dare il massimo e abbiamo dato tutti il massimo. Ecco, Angelo Grimaldi, visto che sei in diretta a Facebook, do il ringraziamento a te per tutti i candidati di lista, che sono stati uno a uno super eccezionali, anche a Reggio. Noi abbiamo avuto i candidati su tutta la regione. Ma questo si sta sviluppando così, quasi pian piano, in tutta l'Italia, e questo è bellissimo. È vero. Allora, la Calabria, voi tu hai avuto un compito arduo. Io sono ancora sulle Abbiamo nuvole. Avuto un compito, 2 giorni che sto cercando di farla rientrare, perché ormai ha talmente tanta adrenalina che non riesce a rientrare nel territorio. Ma ad esempio dalle 21 alle 22 ci sarà il nostro grande Filippo Grigolini, che avrà la trasmissione su Facebook Popolo Famiglia TV, proprio per parlare del metodo Verona, che è un'altra vittoria. Se pensiamo che siamo arrivati al 3,7, cioè di media massima su una città come Verona, c'è da pensare a tutte le varie realtà che stanno lavorando piano piano. Ogni regione ha il suo metodo, esatto. E io della Calabria sono entusiasta, però voglio leggere cosa ha scritto Angelo Grimaldi. Abbiamo sudato, è vero, ma ne valsa la pena, anche se sono stanchissimo, è vero, io 2 giorni che non riesco a riprendermi, sono qua a casa. Sono stracontento per il risultato nel mio collegio di Vibo. Caro Angelo, voi a Vibo avete raggiunto il 10% e il 12% tra Camera e Senato. Non è stato un risultato, è stata l'apoteosi. Di più, aver ricevuto gli auguri di un sacco di gente mi ha riempito di gioia. Vai Angelo. Benissimo. Cecilia Maria Biancarelli, fate un sopralluogo sul gruppo di solidarietà Padre Cavalcoli. Ci sono parlato Cosimo Di Matteo, riporta 2 post con i suoi commenti in testa. In favore di Gandolfini, vabbè, poi andiamo magari a leggerlo. Non ti voglio bannare, Cecilia, ma è cose che ormai non abbiamo più voglia di... Non abbiamo voglia, ma soprattutto siamo abituati. Sì, e non no, ci ma adesso tanto la campagna elettorale è finita.
Pillon è stato messo in, al governo, cioè forse entra, Cerrelli, l'altro del popolo del Family Day, non è entrato. Adesso aspettiamo che Mattarella dia, faccia il governo. Probabilmente, se non riesce a farlo col centrodestra, farà i pentastellati con il PD, ma non c'entrano i voti nostri. Noi eravamo indipendenti, i nostri voti li abbiamo presi tra quelli che non andavano a votare e poi raccolti un po' da tutte le parti. Quello che faremo, noi prenderemo i voti a tutti, non ci interessa, noi siamo per il popolo e la famiglia, noi dobbiamo prendere i voti al centrodestra, al centrosinistra, al centro, a tutti quanti. Il popolo e la famiglia deve crescere, punto. Ma li prendiamo perché? Perché è un programma che è logico, ha un senso, perché ha un senso quello che gli si va a parlare alla gente. Giustamente che non ho salutato Raffaele Scardavacca, Raffaele Damiano dice, Iorio. Troppa gente non ci conosceva, ci vuole tempo e lavoro. Bravissimo Damiano, è quello che dobbiamo fare, se ci sentiamo questa come... non una chiamata da Dio illuminati, ma come una chiamata per l'essere umano, per il nostro prossimo, per i miei nipoti. Io sono nonno di un nipotino di un anno e mezzo. Cosa le lascio? Cosa le lascio? Allora, questa domanda, come la sono fatta io, se la stanno facendo e si pongono la risposta, 220.000 persone. Non solo, okay? Ma poi dico, che cristiano sono? Sono un cristiano che vado a messa la domenica, prendo l'Eucaristia, poi vado e voto chi fa leggi per l'aborto? Per il divorzio? Per l'eutanasia? Non è possibile. Dobbiamo chiarirci le idee almeno su quello che siamo e prenderci le nostre responsabilità. Bene, Vito Di Lorenzo, c'è Emanuele Ciangelo, un abbraccio circolare a tutto il popolo della famiglia. Siete fantastici, Dio vi benedica, anche a te. Rita Angela, sei grande. Adesso, sì, troppo grande. Amore, poi, guarda cosa scrivo Angelo, di tua moglie. Adesso continua a dedicarmi al Sacro Cuore di Gesù con Don Pietro. Abbiamo un sacco di lavoro da fare. Grazie Angelo, tienici nella preghiera. Teneteci nella preghiera, a me Angela in particolare, ma poi al generale, al presidente, a tutto il popolo della famiglia, tutto il popolo, che siamo tutti nella stessa barca. Caterina Pistinzi, la salutiamo, fai bene, bravi tutti, ciao Domenica, dovrebbe essere la sorella di Don Pietro, Domenica Cutulli, ciao Domenica. Brava, ok, smettetela. Cecilia, è geloso. E comunque scrivete, purtroppo bravo, io Emanuele. Credo che non hanno votato tutti quelli che avrebbero dovuto, potuto, rispetto a tutto quello che era stato fatto. E c'è stato un po' di boicottaggio, il dispiacere c'è. Sicuramente, Cecilia, calcola che la campagna elettorale ognuno tira la sua giacchetta per sé. Noi in due anni, dico, e non ancora fatti, perché li facciamo l'11, tra 4 giorni, abbiamo ottenuto più di quello che potevamo ottenere. Ma non solo, se le persone di responsabilità avessero votato per i motivi reali per cui noi esistiamo, altro che il 3%, avremmo già raggiunto il 10%. Filomena, cara donna, felice di aver votato il popolo della famiglia, evviva, anche noi, sei grande. E questi sono quelli che votano il popolo della famiglia, fieri di averlo fatto. Jose Brienza, che sappiamo adesso per l'appunto tra un po' inizierà a partire anche con Fabio Torriero, Jose Brienza. Questi corsi di formazione politica, perché c'è da formare la classe dirigente, certo. Per cui c'è da formare, c'è da studiare, c'è da informarsi, c'è da diventare politici, non di professione, perché noi di professione siamo servi inutili, ma vogliamo, con l'aiuto di Dio, far raggiungere quelle persone di sana coscienza, di sano principi, come un padre di famiglia a governare questo popolo, semplicemente. Dona Berti, Antonio Soriato, Cecilia, no, ma ci sono diffamazioni che non mi piacciono, per quello dico, non sono giuste le cose che ha scritto e mi dispiacciono, e lo so Cecilia, tante ingiustizie nella vita e ne dovremmo vedere ancora tante, perché questo è solo inizio. Noi perdoniamo e andiamo oltre, tanto siamo certi che la verità verrà fuori, ci vuole solo il tempo, quindi poverini chi va contro coscienza. Un'altra bella testimonianza di Caterina Pistinzi: sono contenta di aver dato il voto al popolo e alla famiglia e posso dire che è la prima volta che sono stata contenta quando sono uscito dalla urna. Bellissimo, ok. Ciao cara. Ciao Caterina. Rossella, un abbraccio da Udine, siamo già una grande famiglia e con l'aiuto di Dio cresceremo sempre di più, Dio vi benedica. Dio benedica anche a te. A Udine ci sono stato, sicuramente ci siamo incontrati,
se eri a qualche riunione con l'avvocato, ma Mary Rosi, ciao Angela Emanuele, da Cosenza. Cosenza che è stata la scintilla per tutta la Calabria. Eva Scala, noi da Pozzallo in poco tempo abbiamo potuto fare poco, ma siamo pronti a crescere. Tutti abbiamo fatto un ottimo lavoro anche da Pozzallo. Cecilia, mi riferivo ancora al gruppo di cui parlavo, va bene. Antonio Soriato, Cosenza, ben formata, grazie, Giuseppe e Fabio. Benissimo. Don Pietro, bene. Sta guardando. Allora, adesso salutiamo. Vi leggo un messaggio, grazie Don Pietro. Abbiamo apprezzato molto, molto, molto il tuo sostegno. Abbiamo apprezzato la preghiera che hai fatto per il popolo e la famiglia. Sostegno nella preghiera. Assolutamente, come guida spirituale di Angela Ciconte, ha una bellissima preghiera che è stata fatta. Abbiamo pregato questa preghiera proprio nell'assemblea del popolo della famiglia a Cosenza, quel giorno che doveva venire l'avvocato Gianfranco Amato, ma purtroppo per via della stanchezza, ed è stata anche una settimana molto molto dura, abbiamo recitato questa preghiera. Che questa sera voglio concludere la diretta recitandola. Ecco, va bene, senza che lo affermi in questa maniera, tranquilla, adesso lo facciamo. Tranquilla. Adesso abbiamo ancora un attimo e infatti parlavo che probabilmente adesso estenderemo anche l'invito, ma questa è una cosa privata. Vi volevo ricordare invece il 14 aprile a Roma con Monsignor Giovanni D'Ercole, che parlerà a tutto il popolo, la famiglia, per cui cerchiamo di portare magari degli amici sacerdoti che non capiscono ancora bene il passaggio del popolo alla famiglia, che il Monsignor Giovanni D'Ercole possa essere luce e faro, non a capo, perché sappiamo benissimo che il più grande dentro la Chiesa è il più piccolo nel servire gli uomini, però come una personalità come Monsignor Giovanni D'Ercole, che ci dà questa grande opportunità di guidare il movimento del popolo della famiglia, e avendo altri 200 sacerdoti che si sono esposti firmando un documento dove appoggiava il popolo della famiglia, ma sappiamo benissimo che 200, come ha detto Don Salvatore Vitiello, 200 è un numero simbolico, ne sono arrivati molti, molti, molti altri di più. Allora, prendiamo anche questa situazione veramente col cuore in mano, e offriamo quello che possiamo. Io volevo, prima di passare di nuovo la parola ad Angela, che vuole leggere, fare, volevo leggere un messaggio che la mamma ci dice nel messaggio del 2 settembre del 2008. Cari figli, oggi invito voi riuniti intorno a me con cuore materno all'amore verso il prossimo. Figli miei, fermatevi. Guardate negli occhi del vostro fratello Gesù, mio figlio. Se vedete la gioia, gioite con lui. Se c'è il dolore negli occhi del tuo fratello, allontanatelo con la vostra mitezza e bontà, perché senza amore siete persi. L'amore è l'unico efficace, esso fa miracoli. L'amore vi darà l'unione in mio figlio e il trionfo del mio cuore. Perciò, miei figli miei, amate. Ancora una volta ha invitato alla preghiera per i nostri pastori, e noi dobbiamo pregare veramente per i nostri pastori, per la Santa Chiesa, per tutti i sacerdoti che in questo momento stanno vivendo grandi difficoltà, grandi tribolazioni, perseguitati anche dai fedeli, non capiti, non conosciuti, soli. E allora veramente mettiamo questo cammino politico, questo cammino evangelico, questo cammino nella vita, questo cammino nella vigna del Signore. Noi sappiamo bene, le nostre scelte sono state radicali per quanto riguarda seguire gli insegnamenti di Cristo. Poi, come peccatori, cadiamo e ci rialziamo sapendo che c'è un Padre buono che misericordia e perdona, ma aspetta sempre a noi il primo gesto, quell'umile gesto da fare davanti a un sacerdote e dire: Padre, perdono, peccato. Leggo quello che ha scritto Vito Di Lorenzo: se tutti i cristiani facevano i cristiani, votavano l'unico movimento che rispettava i valori non negoziabili, si faceva il 30%. Assolutamente vero.
Don Pietro Cutuli, buonasera Emanuele Angele, Sacri Cuore di Gesù e di Maria vi benedicano. Grazie Padre Pietro. Buona serata. E io sono convinta che la Calabria ha fatto lo strepitoso successo di aver raggiunto la media nazionale in un solo mese, perché tutti i candidati del Popolo della Famiglia Calabria hanno iniziato la campagna elettorale con un pomeriggio di formazione nei locali che Padre Pietro ci ha dato, dove io e Giovanna Arminio siamo andate, abbiamo formato i candidati, poi Padre Pietro ha benedetto, ha guidato la preghiera, perché lui fa ovviamente la parte da sacerdote di preghiera, e io ho letto la consacrazione che Padre Pietro ha scritto per il Popolo della Famiglia e che leggeremo adesso io e mio marito in chiusura, di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù a Cosenza. Io sono sicura che le benedizioni sulla Calabria per quanto riguarda il percorso del Popolo della Famiglia sono arrivate da questo. È vero, perché è il frutto anche del vostro lavoro, che il Signore ha mosso le vostre frutto, gambe. Ovviamente. C'è un lavoro sul territorio, il affidarsi lavoro, solo alla provvidenza, ma bisogna... Certo, la Madonna ci dice a Medjugorje, fiate le mie mani tese. E niente di caso, sotto abbiamo la nostra carissima sorellina in Cristo, Filomena Rotolo da Medjugorje. Ciao Filomena, ci stai ciao, guardando da Medjugorje. Per cui veramente ti affidiamo lì a Medjugorje, sappiamo che Maria è a Medjugorje, per cui se domani hai la possibilità di andare da lei e assisti con lei, stai durante l'apparizione, nel momento della preghiera, durante la sua apparizione, ti affido Filomena a tutto il popolo, la famiglia, me e Angela, e veramente queste intenzioni. Facciamo fare poi a Dio, noi siamo sereni e tranquilli. E tutti i sacerdoti che ci, come dire, ci guidano, ci sostengono, perché come siamo attaccati noi, sono attaccati anche loro. Ma tutti questi attacchi significano che siamo sulla strada giusta. E se Dio è con noi, chi è contro di noi? Se Dio è con noi, siamo la maggioranza. Siamo la maggioranza. Anna Russo, ma ci rendiamo conto? Siamo un cuor solo e un'anima sola, anche in politica. Viva il popolo, la famiglia, non abbiamo niente per cui turarci il naso. No, abbiamo finalmente abbandonato la molletta a casa. Emanuela Spagnolini, candidata grande, su Moncalieri, ha fatto uno strepitoso 2050 risultato. Voti sul collegio, per cui Emanuela sei una politica di professione. Non è vero, lei è una psichiatra dell'ASL molto brava, con un marito e una bella famiglia, che con me per 9 anni ha difeso, e lei è ancora nel centro aiuto alla vita di Moncalieri. Vito Facciolla, un attivista di Torino, Romerta Paglio, grazie di cuore. Mamma Celeste, stasera stiamo salutando tutto, sì, perché è bello. Paola Caporali, anche Roberta Palmitani, che ne penserà di gente che ha candidati musulmani come ha fatto voi? Niente, Paola Caporali, abbiamo semplicemente nelle amministrative del 2016 in circoscrizione, per cui una circoscrizione dove c'erano dei ragazzi musulmani che si erano voluti prodigare in questo progetto. Abbiamo fatto questa scelta, c'era il candidato sindaco che ha voluto e ha portato avanti questa situazione, candidati questi ragazzi marocchini, musulmani o quelli che erano, è stata un'esperienza di condivisione, abbiamo visto un attimino. Poi si sa, nell'andare avanti, vi parlo che il giugno del 2016 il movimento era nato da marzo, aprile, maggio, giugno, 3 mesi di lavoro. Non che non si hanno le idee chiare, se hanno le idee chiare bene. Questo può essere stato un esperimento, visto che eravamo all'inizio, abbiamo capito che ci sono troppe situazioni di differenza, ma non per deficienza, perché proprio culturalmente, avete visto oggi ad esempio il primo senatore di colore viene eletto nella Lega. Allora, non scandalizzarti, cara Paola, di questa cosa qua, è stato fatto, non è sicuramente il futuro, quello è stato un esperimento di magari un po' di incapacità politica, inizialmente a 2 mesi ci può anche stare, no? Ma non è stato niente di dannoso. Ma poi il Popolo della Famiglia promulga l'accoglienza sostenibile, quindi anche quella era una prova di sostenibilità, e quindi non si è ripetuto, non c'è stata l'occasione. Salutiamo Roberta Palmigiani, grande sacerdote, che Dio la benedica grandemente. Don Pietro, penso che si Maria Rosa Gianotti, ciao Angela, il Signore sia con voi e la propria famiglia.
Anna Maria Silvestri, da ciò che ho avuto modo di leggere pare che la verità sia solo all'interno del PDF. Mi spiace, ma non credo sia proprio così. Se qualcuno dissente viene escluso e non mi pare cristiano. No, Anna Maria, non è così. Se il dissenso è, diciamo, stupido e va a ledere i principi del movimento, è logico che viene escluso. Cioè, tu non puoi militare nel popolo della famiglia e poi dietro magari consigliare di votare Lega o Forza Italia o a destra o a sinistra. Questo non è coerente, non è corretto, e per cui è giusto che, dopodiché, nel nostro movimento si parla, è un movimento che non c'è un dittatore, perché siamo tutti dal basso, per cui tra tutti noi si comunica, si cerca di crescere, e abbiamo dai vertici, dai nostri garanti, abbiamo le indicazioni e la linea del percorso. Dopodiché ci confrontiamo con Mario Di Nolfi, con Gianfranco Amato, con Nicola Di Matteo e con tutti i vertici. Ma non solo, si escludono anche le persone che portano solo scompiglio e solo disordine. Allora, in questa fase siamo tutti molto stanchi, abbiamo tutti di collaborare bene in armonia. Chi cerca solo di portare scompiglio e disordine, in questa fase qua non si può sostenere questo disturbo, ecco, perché non porterebbe l'unità del percorso che deve essere fatto. La chiarezza al primo posto, l'etica anche, e la comunione di intenti altro anche. Allora, adesso bene, tantissimi amici ancora che ci sono, veramente tanti. Io vi chiedo una cortesia, cari amici, fate un condividete e un like, visto che adesso siamo alla fine della nostra puntata. Se vi è piaciuta, se abbiamo chiacchierato bene assieme con voi, vi abbiamo dato delle informazioni che magari non erano ancora passate o che devono passare, vi chiedo per cortesia, condividete, diffondete questo, diffondete il messaggio del Popolo della Famiglia TV. Ogni sera, ogni giorno ci sono trasmissioni. Adesso noi passeremo la parola a Filippo. Sì, allora voglio solo rispondere alla Maria Silvestre. Mi è piaciuto per Paola Bonzi, Luca Di Tolle e Silvana De Mari. Allora, non sono stati esclusi da noi, se ne sono andati loro. E in particolare la Paola Bonzi, io ho scritto oggi dei post alla Paola Bonzi, sì, che si è tolta lei il giorno prima, quando ci doveva essere il silenzio, dichiarando che si toglieva perché non le sono stati organizzati dei convegni, mentre tutti corravamo come dei matti a cercare di far qualcosa. E io le ho detto: stupita, ma come Paola Bonzi? Proprio tu ti togli da un movimento che è l'unico in Italia che vuole abrogare la legge 194, quella per cui tu hai ragione di esistere, insieme agli altri presidenti di CAV, come sono stata io, come la Emanuele Spagnolina che aiuta. Come si fa a togliersi proprio una Paola Bonzi, che ha salvato al Mangiagalli migliaia di bambini, da un movimento che vuole abrogare la legge 194? Da sola si è tolta. Okay. Quindi, però adesso non entriamo in questa dieta, ci sono già tanti dibattiti, sappiamo benissimo che ognuno, la grande grazia che abbiamo, sapete qual è la propria famiglia? Che siccome ci consideriamo figli di Dio, siamo liberi, siamo nella libertà di Dio che ci ha lasciato liberi, siamo liberi di stare nella propria famiglia, siamo liberi di uscirne, e fa ognuno prende le proprie conseguenze, le proprie situazioni. Io ringrazio te, Anna Maria Silvestri. Adesso preghiamo insieme la preghiera al Sacro Maria, Cuore, sì, che Padre Pietro Cutuli ha scritto per il Popolo della Famiglia, e ricordiamo che il 16 maggio del 2016 il Popolo della Famiglia è stato consacrato al Cuore Immacolato di Maria. Padre Pietro ha fatto la preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, ed è per questo che io sono certa che il Popolo della Famiglia farà ciò che Dio vuole: salvare le persone e l'Italia. Allora adesso la preghiamo noi a voce alta e voi potete recitarla insieme a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, tu sei Verbo eterno del Padre, per mezzo del quale, nella potenza dello Spirito Santo, tutte le cose sono state create. Tu, fin dall'eternità, hai contemplato nella volontà del Padre Celeste di creare l'umanità a vostra immagine e somiglianza, nella distinzione e nell'armonia dell'uomo e della donna, affinché nella comunione di amore e di grazia i due fossero una sola carne e un solo cuore. Tu hai voluto che la famiglia umana, similmente alla famiglia divina, fosse feconda in abbondanza del dono della vita.
Noi, popolo della famiglia, vogliamo supplicarti di guardare al nostro impegno in politica, perché possiamo essere fedeli alla legge eterna che tu hai impresso nel nostro cuore ed impegnarci con tutte le nostre forze nella pace e nell'amore verso tutti, a lavorare incessantemente affinché i veri valori della vita e della famiglia, fondati sull'unione indissolubile di un uomo e di una donna, siano difesi, promossi e custoditi per il bene fondamentale della nostra Italia e dell'intera società. Signore Gesù, luce che non conosce tramonto, aiutaci ad essere fedeli alla verità in questo tempo di grande confusione spirituale e morale e a non scendere a compromessi sul valore non negoziabile della difesa della vita dal suo concepimento alla sua fine naturale. Amore senza limiti, aiutaci a promuovere la giustizia sociale, perché ad ogni famiglia non manchi un lavoro dignitoso che le consenta di avere un onesto sostentamento e così poter guardare al futuro con speranza per generare la vita e contribuire al bene fondamentale dei propri figli. Misericordia infinita, aiutaci a promulgare leggi giuste che pongano l'attenzione e la solidarietà verso gli ultimi e i più indigenti della nostra società e che facciamo della solidarietà un termine nuovo per attuare la divina universale carità. Cuore divino di Gesù, con questa preghiera ti consacriamo e ti affidiamo per mezzo del cuore immacolato di Maria, Regina della pace e della famiglia, il popolo della famiglia e tutte le sue attività politiche, culturali e sociali. Accoglici sotto la tua onnipotente protezione e difendici da tutti i nemici che combattono per distruggere la famiglia e la nostra Italia e sovvertire tutti i veri valori spirituali, morali e sociali. Benedici, o Gesù, con ogni effusione di grazia e di grazie, le nostre famiglie, il popolo della famiglia, il nostro impegno politico e tutte quelle attività che in conformità con la nostra fede e la dottrina sociale della Chiesa concorrono al bene della società, alla pace per tutte le nazioni, alla salvezza per l'intera umanità. Amen. Amen. Bene, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima settimana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A mercoledì prossimo, buona grazie. Serata, fratelli e sorelle. Ciao a tutti, grazie.